Risultati spettacolari per pazienti spettacolari. Oggi invece parliamo delle retrusioni della mandibola, quindi seconda classe dentoscheletrica. Nel caso specifico una gravissima microgenia. Non è solo un problema di malocclusione, è anche di vie aeree, di respirazione e quindi di una salute in senso un po' più ampio di quello che può essere semplicemente l'occlusione. In questo caso c'erano vari fattori, un gummy smile e una microgenia e una malocclusione. L'analisi cefalometrica ci ha imposto alcune scelte terapeutiche, in particolare una mobilizzazione del mascellare con rotazione antioraria del piano occlusale, una osteotomia sagittale bilaterale della mandibola per avanzare enormemente e una genioplastica di avanzamento. Questo caso specifico poteva essere un candidato alle protesi temporomandibolari, ma data la giovane età della paziente abbiamo deciso in questo momento tanto di risolvere la maggior parte degli elementi che vi ho nominato. Vediamo quindi di nuovo la simulazione tridimensionale, anche in questo caso non è una garanzia, è sempre uno strumento di dialogo con il paziente per arrivare poi a un risultato fenomenale come quello che state vedendo. Seguiteci per altre storie di incredibili sorrisi.